Ciao a tutti, buona giornata. Iniziamo una nuova settimana. Se sarà difficile o facile? E oggi è lunedì 4 ottobre 2021. Che presagi hai oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Oroscopo Cancro. Svegli e creativi ma dopo mezzogiorno. Sarà perché leggete o restate a chiacchierare con gli amici fino a tardi o perché siete i pigri dello zodiaco. Sta di fatto che stamani faticate a carburare, ma la giornata festiva, per giunta di inizio autunno, vi tiene bordone. Restate pure nell'isola dei sogni o a poltrire abbracciati al partner sotto al plaid, sempre che non abbiate un appuntamento già fissato o una gita nei boschi d'autunno. Il ritmo migliora dal pomeriggio e con la luna in sestile lentamente uscite dal letargo, e fornite risposte emotive equilibrate, calibrando razionalità e intuito. Ideale per tuffarsi in un romanzo psicologico o fare un salto in libreria e sfogliare costosi volumi che comunque non comprerete. I sentimenti trionfano e si realizzano nella coppia nel migliore dei modi, non è escluso che nella coppia si possano gustare presto delle gioie come quelle di un figlio in arrivo. In arrivo lettere, messaggi, telefonate e anche visite estremamente positive, l'attesa sarà premiata, anzi alcune di queste potrebbero essere delle vere sorprese. Coppie in armonia perfetta e molto concrete. Anche i single beneficeranno di un periodo di incontri determinanti che potrebbero sfociare nell'incontro con l'anima gemella. Notizie inattese, soprattutto sul fronte sentimentale. Per alcuni saranno delle vere, buone e grandi notizie. Non pensate di poter risolvere tutto da soli, avete bisogno di confrontarvi e di trovare il giusto incentivo per farlo. Ascoltate anche le opinioni degli altri e poi fate una valutazione finale vostra. Meglio avere un solo buon amico piuttosto che tanti conoscenti che si spacciano per amici, la fiducia riponetela solo in chi dimostra di meritarsela. Molto bene tutto ciò che riguarda estero, studi, religione, legge. Non firmare contratti, di qualsiasi tipo o dovendo leggi bene tutto. Oggi è tempo di famiglia, dedicate molto più tempo ad essa, mettendo da parte computer e cellulare. Prendete il tempo necessario per voi ma spandete amore sui vostri affetti. Oggi fate solo le cose strettamente necessarie e urgenti, cercate di non affaticarvi troppo e non date eccessiva importanza ad alcuni contrasti che potrebbero nascere con i colleghi o con gli amici. Oggi è il giorno della concretezza. Realisti e pratici, ecco cosa dovrete essere particolarmente in giornata. Non affannatevi a cercare scuse, restate con i piedi per terra. L'arte e le cose belle ti attireranno. Vai a vedere una mostra di quadri o qualunque cosa parli di cultura. Soldi in arrivo moderatamente. Ariete e bilancia ti ammireranno. Serata allegra. Mettete ordine nella vostra vita avendo cura di partire proprio dalle vostre amicizie che necessitano di un riordino anche drastico e radicale. Fate tutto al meglio. Solitamente il vostro fascino viene subito notato, ma poi anche facilmente dimenticato. Lasciate perdere le questioni di amore insolute, non ne vale la pena andare ancora dietro ad un sogno. La vostra pigrizia a volte limita molte delle vostre potenzialità e, nonostante siate pienamente coscienti di questo, continuate a fare finta di nulla. Avete lasciato del lavoro indietro, ed ora è tutta una corsa al recupero. Con la luna, vostra governatrice, nel segno amico della Vergine la giornata di lunedì comincia sotto buoni auspici, anche se alcune questioni familiari e lavorative possono ancora tenervi in ansia. Mercurio, Marte, Plutone e Sole non vi aiutano, specie se siete nati nella seconda e terza decade. È necessario non raccogliere le provocazioni e non lanciarvi in avventure di tipo economico che non offrano garanzie totali. È sempre la luna oggi ad aprirvi al comfort che solo gli affetti veri, quelli familiari, possono offrire. Sul piano personale conviene ancora che non vi strapazziate troppo, Sole e Marte non vi favoriscono nello sport. Le attività consigliate sono soft, come le passeggiate in campagna oppure il godervi, se ancora possibile, il vostro adorato mare. Venere in queste ore è favorevole, chi è rimasto deluso in amore deve guardare oltre. Voltare pagina. Per quanto riguarda il lavoro,
Preferite un po' di calma e magari guadagnare meno piuttosto che vivere come nel passato in maniera faticosa. La malinconia che senti da qualche giorno ti mette di fronte a numerose domande, alcune più urgenti di altre. Questo mette in secondo piano gli obiettivi a lungo termine a favore dei risultati immediati. Il problema è che quello su cui stai lavorando è importante, e richiede molto tempo e pazienza. Non essere avventato, ci vuole il tempo che ci vuole. Qualcuno potrebbe avere bisogno del vostro aiuto ma anche delle vostre capacità razionali. Solitamente siete impulsivi, ma soltanto nelle situazioni che riguardano voi stessi, ecco perché andreste molto bene oggi come consigliere. Forse avete trovato il modo più utile per avvicinare a voi coloro che sono ancora indecisi sul vostro conto. Questa volta avrete una occasione d'oro per dimostrare anche la vostra serietà e tutte le vostre buone intenzioni, che non sono mai state prese sul serio. Lunedì dolcissima, ma non inconcludente, col giusto amalgama di poesia e concretezza, riuscite a sbrigare tutte le vostre faccende rimaste in sospeso, ritagliandovi tempo anche per i rapporti umani e qualche piacevole diversivo, dal cinema alla gita fuori città. Particolarmente amichevole il sestile lunare, se di solito siete sognatori, oggi diventate addirittura utopisti. Amore ed Eros, le vostre fantasie sentimentali si nutrono di messaggi e vaghi inviti. Se per ora non vi va di impegnarvi, vi basta il sogno. A pranzo da mammina o dai parenti non fate altro che parlare di questa fantomatica creatura, a metà strada tra una diva e un genio. Qualche muso in più tra coppie datate. Dovete stare molto attenti a non tirare troppo la corda e mettere a repentaglio un percorso di coppia che dura da tempo. Il partner sta per perdere la pazienza e chiederà presto conto di alcune azioni poco chiare. La comunicazione con la vostra dolce metà è questa giornata serena e completa. Luna e Venere, tra Vergine e Scorpione, vi aprono a uno scambio intenso di parola e di ascolto reciproco che rimettono solide fondamenta al rapporto d'amore. In special modo se appartenete alla prima decade. Lavoro e denaro, prendetevi la giornata per una gita fuori città, tra boschi ingialliti dall'autunno e borghi medievali, a caccia di torri e abbazie. Una vera chicca per voi riflessivi amanti della cultura. Felici anche a casa, leggendo o ascoltando buona musica, essenziale è lasciare che l'anima voli. Non siate come all'olito diffidenti. Se avete occhi puntati addosso è solo perché il gruppo di lavoro vi ammira. Nessuno vi sta controllando o facendo le scarpe, sono solo tutti affascinati da voi. Meditate oggi di lunedì su alcune questioni lavorative. Marte vi tiene un po' bloccati, dovrete fare attenzione a non contrapporvi ai superiori. È opportuno adesso tenere basso il profilo e rimandare a dopo le eventuali vostre iniziative più ambiziose. Benessere, sistema immunitario agguerrito, quanto basta a proteggervi da virus influenzali e malanni di stagione. Precauzione raccomandata, se incontrate gli amici evitate bacini e bacetti, basta un abbraccio o una bella pacca sulla spalla. Troppo concentrati su quei piccoli fastidii quotidiani. Resistete un po', ne siete in grado. Per lei, l'attenzione stenta a concentrarsi su argomenti impegnativi, vero, fantasticare vi rilassa ma vi porta fuori pista. Per lui, in vista di un lungo viaggio di lavoro, partite in anticipo, domattina sarete già sul posto, freschi e lucidi per svolgere al meglio il compito che vi è stato assegnato. Colore delle emozioni, azzurro chiaro. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 8, benessere, 9. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.